lo agganci tu con la cosa. Bene, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio R, con un po' di ritardo, ma iniziamo anche questa seconda parte del nostro pomeriggio. Oggi abbiamo un ospite molto gradito, si tratta del giornalista Maurizio Verdinelli, che è qui con noi. Innanzitutto lo salutiamo, buonasera Maurizio. Ciao Stereo. Allora, vediamo subito del perché della tua presenza qui in radio. Presto detto, tu hai presentato recentemente Comune di Serravalle un libro che non è altro che il racconto, un'intervista, una lunga intervista, ma soprattutto il racconto del sindaco del terremoto Venanzio Rocchetti, e fra poco ne parleremo. Ma adesso diciamo anche due parole su Maurizio Verdinelli, che è conosciuto da tutti perché è un giornalista ormai di lungo corso, ha lavorato alla Nazione, al Corriere della Sera, al Messaggero, mi posso diciamo così fregiare dell'onore di averlo avuto capo redattore per tantissimi anni al Messaggero di Macerata, di avermi insegnato quelle poche, no, anche se non sono un giornalista professionista, però mi ha insegnato delle arti, diciamo così, del mestiere, per non neanche... Grazie. No, no, grazie a te Maurizio. Ha diretto per lungo tempo anche le redazioni di Umbria, Marche, appunto, e Abruzzo. E vediamo con lui di parlare di questo libro, perché è importante parlare di Venanzio Rocchetti, quello che veniva chiamato il Baby Figaro, perché prima era un barbiere, no? A otto anni, poi ha fatto come altro mestiere il portalettere, e poi è diventato sindaco di Serravalle, e lo ha svolto in un periodo molto difficile della sua vita amministrativa, cioè proprio nel periodo del terremoto, lo ricordiamo tutti, il settembre del 1997. Allora le redazioni dei giornali vennero sconvolte da questa notizia, nel senso che cambiarono completamente impostazione, impaginazione, e per lunghi giorni tutte le prime pagine erano dedicate a questo avvenimento. Anche mondiali, eh? Anche mondiali, sì. Anche mondiali, perché... Caso Assisi. Sì, è caso Assisi per Serravalle. Possiamo dire che ci sono ancora i postumi di questo terremoto? Come è stato gestito secondo te, poi, che l'hai seguito anche tramite il sindaco Rocchetti? Beh, questo è stato l'ultimo caso di soluzione di una ricostruzione perfetta, anche se diciamo lievemente imperfetta, ma rispetto a quello che abbiamo visto poi diciamo perfetta. Alle altre esperienze tu dici? Sì, a quello che abbiamo visto successivamente, perché è mancato poi il 10% dell'intera ricostruzione, ma possiamo dire che probabilmente è stata l'ultima ricostruzione italiana, è l'ultima volta che un'Italia ormai scomparsa si è mostrata coesa, unita. I leghisti arrivarono a Serravalle con doni e soprattutto con grande cuore, dividendo mensa e denaro con questi terun del centro Italia, e molto molto solidaristica. L'intervento del palazzo fu ampio e senza remore, ricordiamo che ci passarono diversi presidenti della Repubblica, da Oscar Luigi Scalfaro a Carlo Azeglio Ciampi, senza contare naturalmente Napolitano, che allora era ministro degli interni, che fece la sua parte in maniera proprio perfetta, e poi il Papa e due presidenti del Consiglio. A proposito del Papa, devo raccontare questa cosa di Rocchetti. Beh, Rocchetti dopo quel 26 settembre fino a tutto dicembre non aveva praticamente mai dormito, mai riposato, era distrutto, aveva deciso di dimettersi perché non si sentiva più in grado di portare avanti un'opera così grande, dove pareva proprio che il mondo finisse. E mi ha detto, dice, quando ho visto il Papa il suo sguardo mi ha ridato forza, a quel momento non ho avuto più nessuna remora, nessun dubbio, e sono andato avanti. E mi ha raccontato anche una cosa che riguarda proprio un recanatese.
Il questore canatese è il professor Giuseppe Giunchi. E, beh, Giuseppe Giunchi era un competitor di Venanzio Ronchetti, fu sconfitto proprio da Ronchetti alle elezioni dell'80. Beh, però fra i due c'era sempre grande amicizia e grande affetto, anche se Giunchi lo chiamava ragazzo spazzola. E allora Ronchetti, in quell'occasione dell'incontro con il Papa, il 3 gennaio 1998, disse al pontefice, guardando verso la villa di Giunchi, che aveva a Dignano, perché in quanto aveva sposato Amelia, una serravallese, disse: vede, santità, quella è la casa del professor Giunchi. Giunchi l'aveva salvato dall'infezione al sangue dopo l'attentato di Hacca. E il Papa disse: ah, il professor Giunchi, che brava persona, quanto gli devo, e proprio negli occhi mostrava una grande gratitudine. Benissimo, no? Anche questo ricordo di Giunchi è quanto significativo. Peraltro Giunchi appunto era canatese ed è stato molto vicino al Papa, come è stato anche, diciamo così, tu hai un ricordo anche di Giunchi per quanto riguarda il sindaco di Ussita. Certo. E volevo dire, concludere una cosa, perché ho visto nella presentazione a Serravalle, ho visto alcune quarantenni, che allora ai tempi degli anni 60-70 erano delle bambine, che ricordavano Giunchi come un grande papà. Cioè, noi avevamo tutti i regali della Presidenza della Repubblica, perché Giunchi ce li portava, in quanto espressamente per noi ce li mandava il Presidente che allora era Saragat, Giuseppe Saragat, che era uno dei pazienti, uno dei tanti pazienti illustri di Giunchi, perché aveva anche tra gli altri Pierluigi Nervi, il grande architetto che addirittura realizzò per lui il comune di Serravalle, disegnò per lui il comune di Serravalle, ed aveva tanti tanti amici anche a Macerata, naturalmente, a cominciare da un signore che sabato compierà 100 anni, un uomo indistruttibile, lucidissimo, un sindaco per 30 anni di Ussita, e ne ha fatto la terza cittadina più ricca d'Italia, dopo Campione e Chamoux in Val d'Aosta. Ne ha fatto un comune azienda, ed era un comune, in realtà un borgo poverissimo, mi ha detto ancora negli occhi, io ho 100 anni ma ricordo gli ultimi 95 perfettamente, ancora negli occhi quell'unica strada bianca del mio paesino, che finiva dritta nel fiume Ussita, nel torrente Ussita, affluente dell'Alto Nera, e non si poteva guardare, si poteva guardare tramite saltando da un sasso all'altro, una pietra all'altra, ed erano problemi quando c'era la transumanza. E allora io da sindaco mi sono dato da fare, perché sono diventato laureato in agraria grazie a uno zio prete, un salesiano, e da lì ho pensato a fare di Ussita un'azienda, tant'è vero che Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, i famosi autori della Casta, sì, adesso della Deriva, l'hanno veramente elogiato il caso di questo comune, intervistando l'allora sindaco Sergio Morosi, che ha raccontato appunto di come il nostro Nicola Rinaldi aveva lanciato per primo l'idea di investire le risorse comunali nell'energia, nelle centrali elettriche. Tutto questo si doveva appunto all'amico Rinaldi, dico amico perché era soprattutto amico di Giunchi, di Allerre Canatese, e gli ho detto in questa intervista fatta proprio oggi, dico: che cosa rimpiange, che cosa lo cruccia adesso a 100 anni, alla soglia di 100 anni, faranno una grande festa sabato alle ore 11 in municipio, c'è un'unica cosa mi cruccia, quella che sta morendo, essendo lui un naturalista, essendo lui appunto un agrario, che sta morendo la grande bosco di coniferi, 2,5 ettari sopra Dignano, che volle far crescere con il suo grande cuore il professor Giunchi, recanatese, mio grande amico, che aveva raccolto queste gemme, queste puntine, in due viaggi in Europa, nei boschi di conifere dell'Europa del Nord, seguendo due presidenti della Repubblica, di cui lui era medico personale. E un suo pensiero va proprio a questi 2,5 ettari di conifere, sì, che stanno... E pensare che lui fu uno dei primi premi Attila del WWF, gliel'ho ricordato, onorevole, se lo ricorda il premio Attila. Sinceramente no, me l'ha detto veramente con il cuore in mano, perché molte cose non le ricorda. Non ricordava neppure il nome della moglie, però alla fine gli è venuto fuori Maddalena.
però il resto ricorda tutto, soprattutto le cose che lui ha fatto, e la sua, il suo paese, il suo territorio, la storia e la natura. Lui ce l'ha nel cuore, e dice che avrebbe voluto fare una pedonale per visitare la grande cava di calcare rosato che è servita per costruire lo splendido santuario di Macereto. Una bella idea. E chissà se se lo ricorda il WWF di essere stato così cattivo, diciamo così, nel conferirgli il premio ATI. Credo che fosse nel 1980, ecco. Una volta mi fece prendere anche una querela, perché lui era... l'ordine del giorno. Sì, lui è un tipo apoditti, è una persona dal frassario apoditti, e allora disse un senatore molto importante a Macerata, servitorello dei potenti, in riferimento a Forlani, diciamo che c'erano delle fazioni, e naturalmente il senatore ci querelò e se la prese, non Forlani ma il senatore, maceratese, quindi non diciamo il nome, e dopo fu tutto rimesso, e era anche adesso nell'intervista, mi ha detto siamo stati traditi da Camerino, infatti si riferiva al suo progetto di viabilità interna, lui prevedeva una direttrice Terni-Visso-Ancona, che fu, il progetto era pronto, 22 sindaci erano pronti, facemmo il votammo a Camerino, e chi ci tradì per Fabriano, quindi per la direttrice anconetana, fu proprio il sindaco di Camerino, di cui non diciamo il nome perché sono passati ormai 50 anni, e devo dire che la viabilità da quel momento ebbe un'altra polarizzazione, e noi le Marche, il Macerata, non le Marche, Macerata è stata tagliata fuori, perché Perugia, lo dico, la Perugina ha visto sempre Ancona e non Macerata, è vero. Confinante, tant'è vero che nelle macro regioni taglieranno Macerata da Perugia, e pensare che c'è un altopiano che le unisce in maniera indissolubile. Ecco, adesso inaugureremo anche quel tratto di superstrada sino a Foligno, che sarà fermata a Muccia. Sì, a Muccia, e lì doveva appunto da Muccia passare direttamente a Colferito. A quel punto Venanzo Ronchetti in una riunione assemblea pubblica al Teatro Lauro Rossi nel 2002 si impose sia sull'ANAS e sul ministro che allora delle infrastrutture, che allora era Pietro Lunardi, con l'aiuto appunto del senatore Baldassarri, riuscì a bloccare questo progetto e a far fermare l'ANAS lì a Bavareto, e quindi fare un tratto Bavareto Colfiorito, mentre Muccia Bavareto deve essere ancora inaugurato. Sarà tutto inaugurato ad aprile insieme con il tratto Colfiorito Foligno, e sarà così perfezionata la superstrada dei sogni Mare Monti, che potrà portare via molto dell'economia residue e superstite al terremoto dell'altopiano. Speriamo di no. E nella presentazione del libro, presente il presidente della provincia Antonio Pettinari, si è molto parlato di questo. Pettinari, che è un uomo delle strade, è l'uomo del passaggio a nord-ovest, diciamo così, e l'uomo del passaggio quindi su Colfiorito, ha naturalmente esortato tutti quanti a trovare le giusti mezzi, perché la strada diventi un'opportunità e non una penalità, e questo è importante. Naturalmente a Colfiorito diciamo che cosa ci possiamo inventare, anche se la valle ha avuto dei problemi quando gli hanno fatto la variante che tagliava fuori il centro abitato appena a due passi, che possiamo fare noi, che possiamo fare, e già prevedono la fine economica della zona di qui ad un anno, vedremo. Però certamente mettersi così, strapparsi le vesti addosso, non è il caso. Una dei progetti per far rimanere la gente, oppure per far venire la gente a Serravalle, è anche il recuperare la R4 rossa del caso Moro, dove fu trovato il cadavere dello statista, sì, nel maggio del 78, appartenuta a uno di Dignano, Filippo Bartoli, dirimpettaio di Giunchi. Tant'è vero, si parlò di una nuova Gradoli in riferimento a Serravalle, perché c'erano due personaggi coinvolti a vario titolo nel caso Moro: l'uno perché il recanatese Giunchi era stato amico
e medico di Moro, davvero Moro più volte è venuto a Sera, è andato a Serravalle inaugurando questo e quell'altro insieme al suo capo scorto Oreste Leonardi, che poi sarebbe stato trucidato nell'auto di Via Fani, e l'altro perché era il proprietario di quest'auto. Tanto è vero che Bartolo diceva sempre: oddio, qui farò una brutta fine, perché se qualcuno dei brigatisti fa finta di riconoscermi, per me si aprono le porte di Regina Coeli. E per un momento ebbe questa sensazione, raccontava, un giorno che andando a Rebibbia per un confronto si sentì chiamare Bartoli alle spalle, oddio, pensò che il brutto momento era arrivato, quasi il cuore gli si fermò, si girò e vide con un grande sollievo che non era un brigatista quello che che l'aveva riconosciuto, ma il cuoco del carcere, che era stato un suo vecchio compagno d'arme. Quindi abbracci. È da infarto. È da infarto, da infarto. Bellissima, bella storia anche questa che ci ha raccontato Maurizio. No, ma torniamo un attimo a Venanzio Rocchetti, che tu hai intervistato con molta pazienza, no, per lungo pazienza, tempo. Pazienza. Beh, il titolo del libro, il ragazzo, anzi, no, e l'altopiano sarebbe quello di Colfiorito, naturalmente. Perché il ragazzo? Perché è una storia, la sua biografia, da quando lui è nato e cresciuto in fretta, sono dovuto crescere in fretta perché eravamo poverissimi, mio padre era un operaio, doveva lavorare, che doveva in qualche maniera sovvenire, ma non c'aveva mai lavoro continuo, e quindi io ho cominciato a lavorare a 8 anni in un negozio di parrucchieria. A 12 anni morto il mio datore di lavoro, incidente stradale a pochi passi da me dove lo aspettavo, mi sono dovuto caricare addirittura a 12 anni un bambino sulle spalle il peso di un negozio. E dice, io abitavo a Bavareto e allora il negozio stava a Serravalle, andando su e giù ogni mattina, che paura quando vedevo questi camion, queste camionette passando davanti al cimitero. Poi ero molto bravo a scuola e i miei professori, che erano marito e moglie di San Severino, lavorava e frequentava la scuola? Sì. Marito e moglie di San Severino volevano che io continuassi. Poi il fatto che avessi, addirittura avrebbero pagato per me, i signori Micozzi Ferri, bisogna ricordarlo, di San Severino, avrebbero pagato per me l'iscrizione, la retta lì al collegio dell'Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, dove volevano iscrivermi. Poi dopo la morte del mio datore di lavoro è tutto cambiato. Gli ho detto: perché allora hai lasciato questo, insomma, lavoro che era proficuo, perché aveva un sacco di clienti? Perché ha avuto dei problemi di salute a contatto con i solventi, shampoo e compagnia bella, e sono dovuto diventare portalettere, e sono diventato portalettere e è rimasto sempre portalettere. Quindi lui che grado di istruzione c'ha? Lui è scuola media inferiore. No, è superiore, credo superiore. Però è diventato sindaco. È diventato sindaco. Questo non gli ha impedito di fare questa carriera politica. E poi lui è un uomo timido, ma in realtà diventa un leone quando, perché è una persona onesta. Questa è l'ultima volta che l'Italia si mostrò onesta in ambiti. Speriamo che non sia l'ultima. Perché. Sì, in un flusso aureo che veramente, ecco, che poteva arricchire chiunque. Beh, lui diventava fortissimo, determinato. È stato bello nell'incontro di Serravalle sentire il giovane sindaco Gabriele Santamarianova di Serravalle dicendo: io ero piccolo, ero un bambino, ma vedere vicino a noi il sindaco Venanzio con la sua tranquillità, con la sua serenità, ci dava a tutti una grandissima determinazione, una grandissima forza. È stata bella questa testimonianza. E lui a un certo punto divenne anche famoso, il sindaco più famoso d'Italia, perché si imponeva, addirittura impose la conferma del professor Franco Barberi a capo della protezione civile, veniva prima di Bertolaso, e lo impose con delle lettere che mandò a un tipo come Massimo D'Alema, appariva in prima battuta su tutti i giornali e anche sul TG2 una volta in apertura del telegiornale, e una volta fece ridere tutti D'Alema di fronte a un'assemblea pubblica quando gli disse: stia zitto lei, Venanzio, ridendo, e non mi scriva più per cortesia, perché con due lettere mi ha fatto già spendere 3.000 miliardi di vecchie lire. Che voleva dire D'Alema? Ed era vero, perché nella prima lettera gli aveva chiesto e imposto la conferma di Barberi, con la seconda gli aveva chiesto di completare la ricostruzione con altri 3.000 miliardi, cosa che D'Alema fece. Devo dire, una cosa di questo genere non sarebbe più successo, ma sarebbe limitativo parlare solo di lui.
in realtà qui ci fu un grande concorso di uomini di buona volontà. Nella prefazione c'è anche lo scritto di Giulio Silenzi, il civitanovese Giulio Silenzi, vice adesso sindaco, ma allora assessore ai lavori pubblici, il grande Vito D'Ambrosio, sindaco, presidente, governatore integerrimo di adesso a Roma, e poi il presidente della provincia Sauro Pigliapoco, e poi tutte le altre varie amministrazioni, prefettura, che si dettero Corpo Forestale dello Stato, si è trovato a fare tutti con un grande impegno civico. Ci fu anche Della Valle, Diego Della Valle, che regalò 1 miliardo di lire, costava il Palasport, ma anche la Lube con un campo di calcio, addirittura i soldi del volley servirono per il calcio, vennero grandi protagonisti, e il Marco Pantani che cenò, pranzò con i terremotati con grande umiltà, Zorzi, Andrea Zorzi, che allora era l'uomo e il volto della pallacanestro, non solo italiani, Zorro San lo chiamavano, no, in Giappone, e Franco Baresi, grande capitano del Milan, della nazionale, e tanti altri, tutti facevano la fila dietro al Papa, che era stato nel container dei coniugi albani a bere il tè. Ecco, quindi si dimostrò, diciamo così, un grande sindaco in un momento difficilissimo, appunto, del nostro territorio, sì. E riuscì, diciamo così, con la sua tenacia a ricostruire, sì, quello che sembrava ormai, sì, perduto, diciamo così, un territorio perduto, un cumulo di macerie. Il terremoto è stato effettivamente alquanto devastante. Però il pericolo non è finito, perché? Il sindaco attuale Santa Maria Nova ha detto che questo comune, questo territorio, perde ogni 5 anni 100 abitanti. Ecco, fermare questa emorragia è la nuova sfida. Ma questo si perde perché c'è una migrazione ormai naturale, spontanea, sì, che potrebbe essere incentivata e non al fatto che questo territorio sia inospitale. No, non è inospitale per nulla. E diciamo che si perde perché ormai questi territori vengono abbandonati, però occupati dai nuovi italiani. Diceva Don Terremoto al secolo Don Cesare Grasselli che se non ci fossero stati i romeni, la parrocchia di Cesi, 69 anime, ora musulmane, però in quel caso erano cristiane, non ci sarebbe più. Comunque è una popolazione che è stata sostituita, allora, da quello che tu dici. Gradualmente sì, i giovani sono ormai dell'est europeo. Senti, perché dici a un certo momento che ha fatto diventare Ronchetti la sua città, Serravalle, il comune più socialista delle Marche? Infatti questo l'ha scritto appunto nell'alta prefazione, perché la principale è quella dell'assessore alla cultura e al bilancio Pietro Marcolini, maceratese, e l'altra è di Silenzi, la terza postfazione è di Ivo Costamagna, che conosciamo tutti com'è. E allora perché? Perché lui l'ha scritto da coordinatore provinciale del PSI, perché il comune di Serravalle, grazie a Ronchetti e alle adesioni intorno a Ronchetti, divenne tutto rosa, cioè socialista, da tutto bianco che era ai tempi del recanatese Giunchi. Per questo, senti, ma hai, diciamo così, ricostruito questa storia tramite questo lungo racconto con Ronchetti, è stato facile parlare? No, non è stato facile, perché lui teneva più alle esteriorità, agli apprezzamenti, agli certificati, agli attestati, neppure le tavole a rivelare, non l'ha rivelata così. E allora, ecco, alla fine, poi capziosamente, pur essendo un amico, però era pur sempre giornalista, alla fine gli sono entrato un po' nel segreto, e qualcosa in più ho scritto, però alla fine lui mi ha detto, ma non ti ho detto tutto, e pensare che le ultime pagine scritte proprio al 91esimo, quelle più interessanti, perché alla fine, mentre andavamo in tipografia per chiudere, tirava fuori sempre qualche altra storia.
Quindi aggiungevi? Sì, sì, per esempio anche la storia della Befana, visto che siamo in tempo di festività, la Befana si deve, il ripristino della Befana si deve al proprio al, a un incontro con Pertini. La dico rapidissimamente. Sì. Ronchetti aveva scritto a Pertini, nonostante che il suo segretario comunale dice: ma che scrivi a Pertini con quello che c'era da fare, Brigate Rosse? Non ti dare. Invece, dopo 40 giorni, telefonò Tonino Maccanico, il portavoce, il direttore generale della Presidenza della Repubblica, dicendo: sono Tonino Maccanico, pensando che il segretario comunale fosse la voce artata di Ronchetti, lo prese in giro: ma che Maccanico, tu sei Ronchetti che mi vuole prendere in giro per dirmi che siete stati invitati dal presidente Pertini, guardi che sono il dottor Maccanico. Alla fine questa commedia degli errori si risolse e il segretario comunale dice: ma come sei riuscito tu a trovare un incontro con il presidente della Repubblica mentre io lo cerco da 2 mesi con il presidente della comunità montana e non me lo dà. Pertini era molto più aperto del segretario della comunità montana di Camerino, soltanto che Pertini non voleva i politici agli incontri con gli studenti. Allora il buon Ronchetti si camuffò da insegnante per poter avvicinare il presidente Pertini. E portando in dono una targa dei socialisti e per dargli la targa dei socialisti a Pertini fu necessario avere come tramite un grande personaggio che era stato il compagno d'armi di Pertini, colui che l'aveva salvato, qui proprio a Visso, Pietro Capuzzi, medaglia d'oro. E allora quando sentì il nome di Pietro Capuzzi, la sapete la storia, Pertini veniva da Roma, Visso aveva avuto un febbrone, Pieve Torina si era fermato per un febbrone, mentre Capuzzi era andato oltre ed era stato fermato dall'SS e ucciso dopo torture inimmaginabili sulla piazza di Visso. E al nome devoto, a cui era devoto, di Capuzzi, Pertini pianse e abbracciò Ronchetti e lui gli rifilò la targa fatta fare dai compagni socialisti. Ma parlavo prima di festività, a un certo punto il presidente Pertini volle anche ascoltare le domande dei ragazzi. Una di queste ragazzine, Alessandra Conti, ora quarantenne, tutto questo sta nel libro, tutto nel libro e disse: ma presidente, ma perché non ripristina la festa che piace a noi bambini, la festa della Befana? E allora Pertini disse: ah, ne parlerò col mio amico Spadolone. A quel punto, durante l'incontro di Serravalle, l'amico mio Riccardo Spadolini, pronipote di Giovanni, ha avuto un sobbalzo, come mio zio chiamato Spadolone, no? Chiudo qui la parentesi. E allora sì, perché lui amava molto Pertini, trattare un po' così, con negligé. Ne parlerò con Spadolini, che allora era presidente, il primo presidente laico del Consiglio. E fatto sta che l'anno dopo, anche con una pubblicazione, opinione pubblica da parte del Messaggero, giornale di Roma, la festa della Befana era l'Epifania particolarmente celebrata a Roma, no? E si può da allora godere della festività dell'Epifania, a cui siamo molto, molto legati. Grazie a Ronchetti, grazie a Pertini, grazie a Spadolini, Treiese, e grazie alla Serravallese Alessandra Conti. Vedete quanti benefici. Quanti intrecci. Senti Maurizio, ma adesso ci devi dire anche una cosa, cioè questo libro non è soltanto il racconto di un sindaco, della ricostruzione di paesi rasi al suolo dal terremoto, quindi diciamo così, dall'uscita di questa tragedia in una maniera, possiamo dire, quasi inconsueta per un'Italia che ci è abituato ad altro, no? È soprattutto anche il racconto di uomini che non di altri tempi sembrano. Sì, cioè, sull'altopiano virtualmente si incontrarono generazioni antiche e generazione di mezzo, e non fecero in tempo ad incontrarsi generazioni nuove, ma ci fu un grande patto di rinascita, erano uomini di buona volontà, fu l'ultima volta, speriamo che non sia l'ultima. Io penso che ancora nei piccoli paesi, sì, qualche primo cittadino, no?
onesto, capace, sì, ci sia. Infatti la rivoluzione dei sindaci, a cominciare da Renzi, no? Si è detto che i sindaci debbano prendere in mano l'Italia perché sono amministratori puliti e semplici. Purché si lasci spazio ai Ronchetti. Infatti io l'ho proposto virtualmente come vice di cantone all'ANAC, l'autorità contro la corruzione. Sì, ci vorrebbe, lui è un eroe nazionale, un piccolo grande eroe nazionale, e qualcuno dovrebbe ricordarsi lui, perché lui è stato anche molto umile e modesto, non si è presentato alle ultime elezioni, era vice sindaco fino a maggio, e come Cincinnato è ritornato a casa sua, ed era il sindaco più famosi d'Italia. Chi va a casa? Nessuno qui, dopo un palmarè. È vero, poi dopo gli ultimi scandali che ci giungono da Roma Capitale, veramente Ronchetti sembra un eroe, che un marziano, diciamo. Sì, sì, sì. È un eroe nazionale, umile, modesto, però determinato e deciso, timido, ma allo stesso tempo leonino, quando c'è a difendere gli interessi del pubblico. E tu quando hai cominciato a pensare a questo libro, con quale spirito? Beh, alcuni amici comuni treiesi me l'avevano proposto, una cena dietro l'altra, poi alla fine così mi ci sono appassionato, prima sempre un po' alla larga, perché seguivo un progetto su Mattei e poi sui martiri bambini. Mattei già sì, l'hai completato. Però un secondo, Mattei bis e poi sui martiri bambini, un libro che ho promosso sulla tragedia e sull'emergenza dei minori nel mondo. Ultimamente abbiamo visto le successe in Afghanistan, con le fotografie dell'inviato dell'ONU Emanuele Tacconi, che fotografa dappertutto, un giorno o l'altro lo arresteranno, dovunque lui va in tutto il mondo, e quindi ecco, devo dire una cosa, che di tutto il suo immenso archivio fotografico mi avevano destato attenzione soprattutto 5-6 foto, anzi 4, con lui documentava una scuola di rapine, estorsioni all'interno della tendopoli in Turchia, dei profughi siriani. Questo l'ho raccontato su Cronache Maceratesi nella sua intervista. Fatto sta che migliaia di foto, proprio quelle 4 foto, sono sparite. Ah, sì? Sì, sono sparite, proprio estratte da migliaia altre. Lui le cataloga in maniera puntigliosa, a B, C, D, a 2, 3. Non si sa, però qualcuno che sorveglia. Ecco, che sorveglia, perché sono molto attenti le organizzazioni internazionali a mantenere puliti i panni. Conosco un rifugiato politico dell'Afghanistan che mi ha detto: purtroppo le tragedie in Afghanistan sono 10 volte maggiori rispetto a quello che si sa. Io lo so, perché lui paletto telefono ogni giorno. Quello che si sa purtroppo, cioè, ormai per chi ha una certa età e quindi ha acquisito una certa esperienza anche nel campo dell'informazione, quello che si sa o è troppo esagerato a fini magari politici, per vendere, ma anche per magari costruire situazioni e immagini che magari non sono reali, oppure non si sa quasi nulla, oppure si tiene completamente nascosto perché non fa... non è utile propagandare troppo certe verità, e purtroppo questa... Ieri proprio seguivo una trasmissione Rai, mentre andavo a Bologna, Rai 3, la radio, in cui parlava della vita e della fine di Ceausescu. Adesso facciamo una piccola divagazione. Ebbene, alla fine si terminava col fatto che di tutta la rivoluzione rumena, che poi ha finito per far cadere appunto Ceausescu, che poi è stato giustiziato proprio in questi giorni, proprio prima di Natale, 22-23 e dicembre, dopo un processo farsa, diciamo così, un processo messo in piedi proprio per eliminarlo e per non farlo parlare. Ma di tutto quello che è stato detto allora, anche dalla stampa internazionale, non era vero niente, cioè nel senso che della primavera, o meglio della rivoluzione romena, si era detto che veniva usato di gas, che ci sono stati quasi 30.000 morti, si facevano torture. In realtà di tutto, alla fine, la storia ha contato 1.024 morti. Cioè, per dire, cioè, no, quanto costruiamo sopra. E poco prima della famosa rivoluzione, tutte le zone al confine con la Russia ed altre turistiche furono improvvisamente varcate da migliaia di turisti, tra virgolette. In realtà erano spie che infiltrate per preparare la famosa rivolta. E mi hanno detto dalla Romania
rimoldave, quando me l'hanno detto, che è gente appunto che veniva dalla Romania, che in realtà Ceaușescu era stato arrestato, fatto prigioniero un mese prima e poi condotto alla folla per essere giustiziato. Ceaușescu non era più il presidente da un mese almeno, da un mese, secondo sì. questa versione. Sì, sì, effettivamente e venne processato insieme alla moglie, ucciso. Sì, sì, moglie. Poi i loro stessi collaboratori che nel frattempo si erano venduti, tant'è vero, nei filmati si vedono solo Ceaușescu e la moglie che rimangono esterefatti, ma non si vedono mai i volti degli accusatori e dei giudici. No, è vero, poi un giudice si suicidò dopo poco. Sì. Va bene, queste sono storie appunto che magari no, rientrano no, nel discorso appunto di come si fa informazione e di come è difficile anche farle, soprattutto di come è difficile leggere l'informazione. E come soprattutto viene manipolata. E viene manipolata. Benissimo, allora ricordiamo Il ragazzo dell'altopiano di Maurizio Verdenelli, per chi volesse rivivere una pagina di storia drammatica, ma allo stesso tempo anche sana, che ci riconcilia, ci sono anche ci riconcilia con la gente. Cioè, con ci sono contributi naturalmente sulla storia dell'altopiano, sulla storia del terremoto, a cura di alcuni amici e colleghi, Guido Picchio, le fotografie di Ho Guido Picchio, che si illustrò con poi Mauro. Ci costruì una chiesetta in legno, sì, mi sì, sembra, sì, con sì. la vendita di queste fotografie. Mauro Crespini del Carlino, Gabriele Cenzi che rischiò di fare una finaccia come i colleghi di Assisi, e insieme ad Alberto Giovagnotti, Renato Mattioni, bravissimo, e Maurizio Serafini, che è il direttore artistico del Montelago Celtic Festival, sì. e Lucio Biagioni, che è fino a ieri capo ufficio stampa della Giunta regionale dell'Umbria, che poi realizzò tanti servizi e anche il filmato sul terremoto che fu proiettato per il decennale dell'avvenimento, dell'evento presente allora Napolitano. 2007. Napolitano. E volevamo riproiettarlo questo filmato, ma loro di terremoto ne vogliono, anche se poi si è parlato di ricostruzione, ne vogliono più sapere a Serravalle. Coraggio, cerchiamo di salvarlo questo paese. Sì, speriamo. Perché essa parte dice ora che è stato restaurato. Questa nuova arteria c'è la preoccupazione del sindaco che venga ancora più isolato. Però è anche vero che sono luoghi talmente incantevoli che possono essere luoghi veramente di turismo intenso. E anche se non c'è l'alta montagna, ma l'R4... Guarda Castelluccio, per dire, no? Sì. Non è che è collegato da grande viabilità, eppure in metà di... Speriamo, e allora bisogna muoversi. Senti, terminiamo anche con altra, diciamo così, con altra notizia, perché tu poi alcuni giorni fa sei stato anche premiato come giornalista sportivo. Sì, ma non solo. Ma non come solo. Vedete quanto eclettico ma non solo. È il nostro Maurizio Verdenelli. Ma non solo, perché poi nella motivazione c'è anche riferimento al fatto che ho raccontato il territorio con arguzia e che continuo a raccontarlo. Nella motivazione c'è anche questo. Sì, sì, infatti si dice raccontare lo sport, no? E non solo lo sport. Premio. Ma non solo lo sport, oltre a raccontare lo sport, ha raccontato il territorio, le sue vicende, appunto come capo redattore del Messaggero e così via, leggo da una nota naturalmente. E tu dici che come giornalista sportivo ricordo con particolare piacere anche la battaglia coronata da successo per far ottenere all'ex campione mondiale di pugilato Duilio Loi la pensione Bacchelli, ricordiamo una volta, riservata ai grandi italiani in cattive condizioni economiche. Una battaglia sacrosanta. Come ti eri inserito in questa battaglia, in questa lotta per... Questo non lo ricordo bene, ma qualcuno me lo chiese. Me lo chiese anche perché Duilio Loi era molto amato a Macerata, veniva spesso a Macerata e le sue condizioni di morire di lì a poco erano terribili, consunto dall'Alzheimer, non riusciva neppure più a fare il cameriere in quella triste osteria vicino casa. Il figlio fu un picchiatore che fu coinvolto in parecchi casi nella strategia della tensione, quindi una famiglia purtroppo disastrata. Fu il grande maestro Nino Benvenuti, si diede molto da fare
insieme a me, sì. Per Duilio Lopez. Tra l'altro Menino Benvenuti apparteneva a quella grande scuola di Klaus, proprio a Porto Recanati, no? Dove preparavano i titoli mondiali. E allora fu un grande successo, purtroppo il povero Loi non aveva più la fibra per poter andare avanti, però anche in quel caso l'Italia si dimostrò generosa. E un ultimo ricordo, come giornalista sportivo, beh, ce ne sono tanti, a parte Gianni Rivera, qui dissi: ma come mai non ti celebrarono per la tua ultima partita in quel Milan di cui sei stato l'emblema, no? Il capitano, l'icona? Dice: ma perché io quell'ultima partita non sapevo che era l'ultima, insomma fu liquidata. Beh, feci a Franco Janice, che avevo conosciuto tramite l'amico Pino Ferretti, il Tarantino, a cui ho dedicato il premio. Franco Janice è stato un grande campione del Bologna, è stato l'unico giocatore a aver giocato 450 partite in Serie A senza segnare mai un gol, neppure per sbaglio, e giocò al Middlesbrough nella famosa partita Italia-Corea, dove perdemmo 1-0 per Paco Doic, lui dormiva in stanza con un mito del calcio italiano, che è stato appunto Gigi Meroni, la farfalla granata. Lui era veramente un fan di Gigi e mi ha raccontato di lui tantissime cose che poi ho scritto anche. Bene, gli ho detto: ma come mai avete perduto? Dice: beh, abbiamo perduto perché prima di tutto Facchetti si fece passare la palla e io non potevo indietreggiare, poi perché Edmondo Fabri, che amava tantissimo Bulgarelli, lo volle far giocare lo stesso e Bulgarelli, Giacomo, si infortunò al primo minuto e non si poteva cambiare, fummo 10. E detto questo, giocavamo su un sabbione terribile dove si poteva giocare malissimo. I coreani erano fortissimi. Al primo minuto il loro stopper fare una rovesciata, cadde all'indietro pesantemente proprio sul sabbione. Pensavamo che se al minimo si fosse rotto la spina dorsale. Si alzò più forte di prima, erano i famosi coreani. Poi, ma questo non basta, eravate i grandi campioni. Dice: sì. Nel secondo tempo entrò un'altra squadra, quella della Corea, cambiarono 11 su 11. Questa sarà sempre, dice, una mia idea e anche degli altri, perché erano tutti uguali, ma si capiva che non erano gli stessi, tanta era la forza, la velocità. E non... Cioè, tu dici che vennero cambiati perché tanto sì. Si chiamano tutti la stessa maniera, magari. No, ma perché più che alla stessa maniera non erano irriconoscibili. Erano irriconoscibili, sì. Si davano addirittura. Sì, ma sappiamo che questo aspetto c'è stato sempre. Sì, questo mi ha detto e così ho riferito. Ho capito, entrò direttamente 11 giocatori, entrarono freschi. Sì, diciamo. Però in realtà la squadra era abbastanza forte, non, adesso per dirla tutta la verità, io penso che la squadra era piuttosto forte ed era molto molto forte, non tecnicamente ma fisicamente. Tant'è vero che ricordiamo che la partita successiva dettero i coreani filo da torcere al grande Portogallo di Eusebio, del grande Eusebio. Oh, ma tu sei una valanga di ricordi, di nomi. Sì. Eusebio, il Portogallo andò sotto per 3-0 e Eusebio poi ne fece 5, però da solo ne fece 5, il grande Eusebio morto dopo ne fece 5, dopo ne fece 5, non riuscì a farne neppure uno perché tra Facchetti e Barison e poi si impicciarono con la palla che passava di fronte, lì andarono tutti nel pallone vero e proprio. Non furono... Quindi Maurizio Vedenelli, anche grande giornalista sportivo. Allora, per gli amanti dello sport non possiamo che non ricordare la figura di Angelillo, tu la ricordi pure. Sì, Angelillo ha 10 anni dalla sua cacciata dal paradiso terrestre. Siamo negli anni 70. Sì, io stavo al Messaggero, alla Nazione di Perugia. E Angelillo, a forza attrattiva di un nome, l'Angelana di Santa Maria degli Angeli. Beh, per un grande giocatore che era stato il recordman dei Punteros con 18 reti in un campionato, con 33 reti in un campionato da 18 squadre, essere cacciato dalla scala del calcio italiano ancora bruciava. Era stato, è vero, per 4 anni alla Roma, le sue soddisfazioni l'aveva prese, però lui ce l'aveva a morte con Herrera. Cioè, lui è un grande preparatore, ma non è un vero e proprio allenatore, diceva sempre questo. E poi io sono stato tagliato fuori perché io tenevo, mi disse, indicando il pugno alla mano, tenevo l'Inter e ma soprattutto Milano in pugno.
perché invece Lenny Herrera non credette in lui. No, Lenny Herrera sapeva che era un grande calciatore, però voleva prendere il suo posto, secondo Angelillo. Voleva diventare lui la star di Milano, l'istrionico HH, doveva diventare lui la vera attrattiva dell'Inter, quindi di Milano. E naturalmente quindi faceva ombra lui. Faceva come spesso accade. Sì, e poi dice, per buttarmi appunto addosso la croce, disse che era un donnaiolo, che quando aveva avuto una relazione con una ballerina famosissima, ma insomma, oggi fa ridere. Adesso fa ridere. Dopo dice, io sono poi diventato padre, insomma sono sposato da 30 anni allora, quindi ho due figli, stavo sempre una persona, l'argentino, ha detto, come mai ti chiamavano l'angelo della faccia sporca insieme a Omar Sivori e a Chigia, no? Dice, ma perché il nostro massaggiatore col fango disse un giorno, guarda che faccia sudicia che hai. Da quel momento venne fuori l'angelo della faccia sporca, e dopo fu data anche agli altri due. Benissimo, è stato veramente un piacere stare qui con Maurizio Verdenelli. Ricordiamo che se volete ancora fate in tempo a fare un piccolo regalo di Natale, diciamo così, no? ai vostri amici o parenti, perché appunto per far dimenticare quello che ci sta capitando ogni giorno ormai di ascoltare per televisione, radio, di leggere sui giornali, ecco, un tuffo in una storia come quella del ragazzo dell'Altopiano, una storia sana, bella, fatta di sindaci quasi da libro cuore. Da libro cuore, sì. Davvero. E questo l'ho raccolto tutto in questo libro, appunto, Il ragazzo dell'Altopiano, il giornalista Maurizio Verdenelli, al quale auguriamo appunto altri lavori, perché vedo che sei una fonte di ricordi, di sai quante cose potresti scrivere ancora. Grazie, auguri. Grazie a te, grazie a voi.